centro di una disputa accademica fra la cucina italiana, detta milanese, e quella austriaca, detta viennese. La cotoletta milanese già esisteva in Austria, infarinata, a differenza di quella alla milanese, che viene prima passata nell'uovo ed è impanata. La storia della cotoletta milanese in Italia del 1148, ad un paese venne Pietro Verri, gli viene servita la terza portata, il lombus cum, che sarebbe l'ombata di vitello, cioè la cotoletta. Invece quello del tuorlo dipende dai pigmenti contenuti nel mangime dell'animale o aggiunti intenzionalmente per ottenere la gradazione di colore a preferenza del consumatore. Negli uccelli l'albume è costituito da tre strati, due esterni più fluidi e uno interno che tende a rimanere attaccato all'uovo quando lo si rompe. La composizione dell'uovo circa 65,5 d'acqua, 12,4 di proteine, 11,5 di sali minerali, 0,5 di carboidrati e 12,5 di grassi. Veniva coltivato fin dai tempi più remoti nei paesi di tutta l'area mediterranea come la Palestina e successivamente si diffuse anche in Italia, in Egitto e in Grecia. L'olio fin dai tempi più remoti veniva utilizzato oltre che come condimento a tavola per ungere i corpi dei soldati nelle battaglie.
L'olio si ricava in due fasi, una è la raccolta che si effettua quando le olive hanno raggiunto il giusto colore e un buon punto di maturazione, dopodiché si procede con l'estrazione. L'olio d'oliva ha ottime proprietà nutrizionali, contiene acidi grassi poliinsaturi e contiene 9 kcal ogni grammo, è facilmente digeribile ed è privo di colesterolo. E fa bene al cuore perché aiuta a combattere le malattie cardiovascolari del sangue e trasporta anche le vitamine liposolubili. I limoni rappresentano frutta acidula. I limoni non possono essere considerati come frutta perché sono troppo aspri, perciò sono utilizzati per fare limonate dolci e come condimenti sui cibi e nel tè. Dalla buccia si producono canditi e si estrae un olio essenziale destinato alla profumeria. Il limone è frutto della pianta di limone. Da limone si può usare il succo e la buccia. Il colore di limone è giallo, l'odore è aromatico e il sapore è aspro. I limoni hanno un contenuto glucidico minore e hanno molti acidi organici. In particolare l'acido citrico sono ricchi di vitamine C, potassio e calcio. Sono ricchi di vitamine C, fanno bene alla salute.